Beh, grazie naturalmente a tutto il team appunto, degli organizzatori del Linux Day 2021. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di dati e Unione Europea, di dati e istituzioni europee. L'intervento sarà, appunto, come dicevo, in tandem con Francesco Piccinelli Casagrande, che però non si è ancora connesso, per cui io, magari, appunto, anche per poi non rubare spazio ai relatori successivi, partirei da subito. C'è una interazione tra mondo dei dati e mondo dell'open source, un'interazione che è ovvia naturalmente per gli addetti ai lavori, ma magari non è stata sempre ovvia per le istituzioni, in particolare per le istituzioni europee. E per quanto riguarda l'open source e l'Europa, ci sono stati nel corso degli anni tanti proclami e anche tanti tentativi di in qualche modo inglobare quel mondo all'interno poi del sistema produttivo e del sistema anche culturale e sociale dell'Unione Europea, ma ci sono stati anche tanti passi indietro. Dobbiamo arrivare a tempi vicinissimi a noi per avere qualche presa di posizione un po' più forte, anche se non parliamo di norme, ma parliamo soltanto di pareri, soltanto di addirittura di studi. Come quello ad esempio del 6 settembre, pubblicato quantomeno diciamo, il 6 settembre di quest'anno, che prova un po' a tracciare, pubblicato dalla Commissione europea, che prova un po' a tracciare le linee dell'open source, sia inteso come software, sia inteso come hardware. Dal punto di vista anche dell'obiettivo che è ormai un mantra, come sappiamo, delle istituzioni europee, cioè l'indipendenza tecnologica. Perché, come sappiamo, appunto, ci siamo, in quanto progetto europeo, ci siamo resi conto negli ultimi anni, ci stiamo rendendo conto in modo anche sempre più forte, che non siamo assolutamente indipendenti dai soggetti esterni all'Unione. Non siamo indipendenti dagli Stati Uniti, non siamo indipendenti dalla Cina, non lo siamo neanche da altri soggetti, ad esempio per quanto riguarda la catena di produzione, quindi la supply chain dell'hardware, no? La famosa crisi dei chip ci dice qualcosa a questo proposito, ma non lo siamo neanche dal punto di vista del software, ovviamente, non lo siamo neanche dal punto di vista, ad esempio, dei formati, degli standard, molti dei formati e gli standard utilizzati oggi diciamo, all'interno dei confini dell'Unione sono stati prodotti altrove, anche quando si parla di standard aperti. E attenzione, il fatto che uno standard sia aperto rileva fino a un certo punto per quanto riguarda la indipendenza tecnologica dell'Unione. Perché uno standard non è soltanto, viene usato soltanto in lettura, diciamo così, non viene soltanto adottato, ma uno standard ha naturalmente un suo ciclo di vita, ha una sua governance, e nel momento in cui questa governance è centrata al di fuori dei confini dell'Unione Europea, bene, è chiaro che appunto si tratta di un vulnus, si tratta di un potenziale vulnus, si tratta di una debolezza, di un pezzo dell'ecosistema tecnologico europeo che noi non controlliamo. E questo in qualsiasi dominio, no? Un esempio che mi viene subito in mente è quello dei contratti pubblici, in cui tantissimi operatori europei tendono ad usare uno standard, peraltro ottimo, ma prodotto appunto da prodotto gestito, governato da un'organizzazione extraeuropea, e la Commissione sta facendo ogni sforzo possibile per invece riportare in qualche modo su quella che potrebbe, dal punto di vista ovviamente della Commissione stessa, è la giusta via, l'ecosistema produttivo.
E soltanto un esempio, naturalmente, tornando appunto alla questione dell'open source, quindi ci si è resi conto, e questo report che citavo lo dice in modo esplicito, che appunto l'open source può diventare uno strumento per riguadagnare in parte un certo livello di indipendenza tecnologica e naturalmente anche per agire in funzione pro-competitiva, quindi per incentivare la competizione all'interno dell'Unione e la competizione di soggetti europei con soggetti extraeuropei e naturalmente infine per incentivare l'innovazione, anzi vari modelli di innovazione. Ora, questo studio consiglio assolutamente di leggere, lo trovate sul sito della Commissione europea e è stato peraltro elaborato con il supporto del Fraunhofer. Esamina appunto diversi modelli organizzativi delle comunità open source, sia appunto dal punto di vista del software, sia dal punto di vista dell'hardware. Ad esempio, abbiamo il caso emblematico per quanto riguarda l'hardware di Arduino, un caso che è anche l'orgoglio italiano, naturalmente, ma Naturalmente. non so se abbiamo finalmente anche Francesco che si è connesso. Buonasera Francesco, poi noi pensavamo Ciao appunto Roberto, ciao, scusate il come ritardo, mi la ero tua sera. perso in un'altra stanza, non so se mi sentite, Io ti sento perfettamente. perché stavano discutendo di un tema a noi coevo, che è come Wikimedia gestisce il proprio portale di open data, fondamentalmente. E quindi sono arrivato in ritardo di 2 minuti esattamente per questo motivo, perché me l'ho perso nell'ascoltare una discussione che era molto interessante e che parla molto ed è molto vicina al discorso che hai fatto finora in termini organizzativi, in termini di community, in termini di tutto, e anche in termini di software e di strumenti che servono per poi alla fine raccontare i dati. Ora, approfitto della Io parola la che mi ha faccio dato rimanere Roberto. libera in attesa del No, ma tuo racconto. tu ovviamente interrompimi. Ora, per chi non ci conosce, io e Roberto ormai tutti i martedì affrontiamo il tema della digitalizzazione, della trasformazione digitale. Lo facciamo ogni lunedì, ogni martedì o comunque a seconda delle disponibilità su Facebook con una diretta. Io sono Francesco Piccinelli, sono un giornalista dei dati, mi occupo di analisi, visualizzazione e storytelling con i dati e prendo un po' quello di cui ha parlato Roberto finora e lo porto un po' in quello che è un mondo che forse agli utenti di Linux Day forse conoscono poco, perché da quello che mi pare di capire è un consesso di nerd molto tecnici. Sì. Non insultiamo i nostri ospiti, no, scherzo, No, naturalmente. non è un insulto, lo dico con grande ammirazione. Però noi che siamo, diciamo, non noi che siamo nerd non così tecnici, poi dobbiamo trarre le conseguenze dei dati e dobbiamo anche trovare dei modi per, diciamo, portare i dati dall'interno dei database e delle server room nella vita e nelle conversazioni delle persone di tutti i giorni. E in questo senso, se dobbiamo parlare di Unione Europea, il tono che avrà questo incontro da adesso in avanti sarà abbastanza serio e abbastanza anche grigio, perché se uno guarda la strategia dei dati che l'Unione Europea ha perseguito negli ultimi anni e anche soprattutto negli ultimi mesi, soprattutto con il lancio del nuovo portale di Open Data dell'Unione Europea, che è online, penso, da febbraio di quest'anno, uno si trova ad affrontare un problema grosso, cioè a cosa servono i portali di Open Data? Come devono essere strutturati e soprattutto a quale pubblico si devono rivolgere, che sono le 3 domande che ogni progetto di comunicazione deve rispondere, alle quali ogni progetto di comunicazione deve rispondere. Ma qui, visto che l'Unione Europea non ragiona secondo logiche, diciamo,
intelligibili da chi non ne fa parte, ci siamo ritrovati con dei portali, con un portale, con due portali anzi, perché c'è anche il portale di Eurostat, che non è di open data, ma comunque sia fornisce dati pubblici e di pubblico accesso, che dobbiamo denunciare non sono all'altezza dell'obiettivo che si pongono. Infatti, diciamo, è un po' anche questo il trade union tra open source e dati per quanto riguarda appunto la Commissione europea. Purtroppo alle prese di posizione poi non corrispondono necessariamente ai fatti. Infatti, appunto, uno dei grandissimi problemi è che, come dici tu, il portale appunto di Open Data della Commissione Europea è un portale in cui abbiamo soltanto una collezione di dataset abbastanza eterogenea, non abbiamo una vera visione a un approccio link in Open Data e ancora non abbiamo neanche una esaustività di quel corpus di dati. E infine abbiamo una qualità del dato che è bassissima. E poi soprattutto c'è un problema che riguarda il tema del machine readable, cioè i dati che abbiamo dal portale di Open Data non sono necessariamente machine readable, e questo significa, e non sono neanche accessibili via API, penso, almeno io ho provato a verificare questo aspetto e non si può, fondamentalmente non c'è un endpoint preciso, non esistono neanche estensioni per R o per Python che permettano di entrare direttamente, di approfittare dei dati, come per esempio fa la Banca Mondiale. La Banca Mondiale permette di fare questo: uno si scarica l'estensione di il pacchetto di R e utilizza i dati della Banca Mondiale in modo assolutamente libero. Questa è una cosa che non succede a livello europeo. Ora, sfortunatamente io sono partito dalla fine di quello che doveva essere il mio intervento, perché io volevo raccontare anche un po', non soltanto denunciare quello che non si fa nella comunicazione pubblica dell'Unione Europea, ma volevo anche essere un po' costruttivo e provare anche a fare delle proposte, diciamo, di come si possa utilizzare il dato e i dati, si possono utilizzare i dati come strumenti di comunicazione pubblica e quindi permettere ai cittadini di essere più coinvolti e di poter procedere e di poter arrivare, diciamo, ad una forma di policy making che sia open source in senso lato e che sia condiviso più o meno come se fosse una sorta di voce di Wikipedia, tanto per tornare dalla stanza in cui sono stato spettatore. Tra l'altro, guarda, mi aggancio anche a questa ultima tua considerazione per far rilevare un altro problema che è quello legato all'approccio molte volte molto alto, molto top down delle istituzioni europee quando lanciano iniziative legate ai dati, ma con il rischio di essere completamente scollati poi dalla disponibilità reale o dallo status quo in cui i vari dataset all'interno poi dei soggetti coinvolti nell'iniziativa si trovano. Immaginiamo, ci sono diverse iniziative, ad esempio anche in itinere di costruzione di modelli formali, di knowledge base, di architetture semantiche, di ontologie, di scenari controllati, eccetera, ma sono iniziative che seguono il loro binario, laddove invece poi il corpora di dati che potrebbero essere modellati su queste iniziative, su queste appunto architetture formali, seguono invece un binario completamente diverso, che è quello naturalmente delle esigenze pratiche dei soggetti che utilizzano quei dati. E quindi abbiamo uno scollamento e una inefficienza. Esatto, ma è un'inefficienza che deriva anche da come vengono fatti i processi di procurement, perché se uno va a vedere, si va a studiare la storia del portale di Open Data dell'Unione Europea, uno va a vedere che è un appalto che è stato dato a Capgemini, per esempio. Quindi Capgemini, che è una società di consulenza, settore privato, tutti la conosciamo, no, senza mettere in discussione la professionalità di chi ci lavora,
Però questo approccio top-down è figlio di come le istituzioni anche producono o usufruiscono di servizi. Che significa? Come fanno? Lanciano dei contratti che sono contratti framework, che sono enormi, giganteschi, in qualche caso magari anche un po' overpriced, se dobbiamo dirla tutta. E quindi cosa succede? Succede che il contractors fa il suo sistema, fa il suo progetto, magari bello graficamente interessante, rispetta tutti i crismi del procurement, però poi alla fine in termini di policy non è che si arrivi a dei prodotti che siano molto utili, o comunque sia efficaci, o comunque sia fruibili. Si arriva a dei prodotti che sono burocraticamente ineccepibili, però sono fondamentalmente inutili. Cioè, preparandomi a questo sul portale di Open Data, nel quale ci si lamentava che la domanda di dataset nei confronti dell'Open Data Portal dell'Unione Europea fosse basso, ok? Quindi lo scollamento di cui parla Roberto viene misurato anche da questo tipo di feedback che viene mandato, e questo feedback arriva appunto perché c'è un sistema di procurement che non è fatto per gestire iniziative di questo tipo, ma è fatto da altre cose. Stiamo dando per scontato, secondo me, noi come comunità Open Data e come esperti di dati, stiamo dando per scontato una cosa, cioè che i dati aperti siano realmente, non dico utili, perché questo forse è senz'altro vero, ma siano realmente utilizzabili o utilizzati, che ci sia realmente una domanda di dati aperti da parte dei soggetti che operano nell'ecosistema e in particolare da parte degli operatori economici e delle istituzioni. Questo secondo me è il nodo della questione. Tutti noi appunto dall'interno della comunità forse non siamo abituatissimi, ecco, magari mi linceranno per quello che dico, non siamo abituatissimi a chiedere al mercato se effettivamente questa esigenza esiste. Diamo per scontato che nel momento in cui i dati ci saranno, ci sarà anche la domanda per questi dati. Però se guardiamo appunto, come tu dicevi, a iniziative come quella del portale di Open Data europei, la domanda lì è molto bassa. È vero che appunto il prodotto stesso è scadente, quindi potrebbe essere anche un circolo vizioso, ed è su questo naturalmente che molti fanno bene. Però la domanda di fondo è: esiste davvero una esigenza, una domanda di dati da parte dell'industria? E se esiste, come è fatta, come devono essere fatti questi dati? Io ti dico, la domanda, non lo so se c'è. La risposta è, boh, non lo sappiamo se c'è, non riusciamo a quantificarla. A parole c'è, però poi quando provi a mandare un sales pitch, per esempio, al mondo del lobbying qui a Bruxelles, di comunicazione basata sui dati, spesso e volentieri il feedback che ricevi è non abbiamo idea di cosa tu stai parlando. Ecco, questa è un po' la dimensione. Per cui diciamo che prima di trasformare i dati in un prodotto che sia commercialmente spendibile o vendibile, deve ancora passare probabilmente qualche anno, cioè ci deve essere un percorso di data literacy che sia un po' più avanzato, ma una cosa che servirebbe anche sarebbe anche uno sforzo in termini di comunicazione pubblica nel cominciare ad utilizzare i dati come architrave, diciamo, della comunicazione di policy. È una cosa che non è fatta. Tra le risorse umane all'interno delle istituzioni che siano in grado di gestire uno storytelling che sia data driven, perché quando uno parla con organizzazioni non governative e si parla di progetti di comunicazione, qualcuno tira fuori l'idea di fondare un portale di open data, spesso e volentieri chi si occupa di comunicazione comincia a diventare nervoso, perché parlare di dati, perché c'è sempre la paura che le organizzazioni siano molto tight per quanto riguarda i dati e non si sa cosa ci si possa fare, quando invece forse un approccio anche un po' più multidisciplinare rispetto a,
ai dati, che non sia soltanto connesso alla statistica e alla data science, ma anche allo storytelling e alla comunicazione e anche al design dell'informazione, probabilmente sono degli aspetti che bisognerebbe incominciare ad affrontare in modo un po' più strutturato, soprattutto per quanto riguarda i dati e soprattutto per quanto riguarda il modo in cui le istituzioni europee forniscono i dati, perché se uno guarda ai dati che hanno le istituzioni europee, in teoria, loro avrebbero dei dati che sono in grado di studiare e di dare delle informazioni sulla società di 27 paesi in circa, e per un numero infinito di anni, per cui parliamo di veramente di petrolio. Ok, parliamo veramente di un giacimento petrolifero che potrebbe essere sfruttato, però diciamo che ci sono degli ostacoli, e gli ostacoli, da quello che mi pare di capire, parlando anche con persone all'interno di Eurostat e di altre istituzioni, è che ci sia un grande deficit in termini di risorse umane per quanto riguarda questi temi. Cioè, le persone che lavorano dentro alle istituzioni non lo sanno, e questo ha molto a che fare anche nel modo in cui viene fatto il reclutamento delle persone all'interno dell'Unione Europea, e nel modo in cui vengono fatte le rotazioni, e nel modo in cui poi alla fine le persone che si trovano nei posti chiave di policy si trovano a dover, diciamo, affrontare i problemi che via via vengono posti. E penso che questo tema riguardi anche questo tema si sposti anche negli aspetti più tecnici e tecnologici. Non so se Roberto ha qualcosa da aggiungere su questo tema. No, noi avevamo anche un po' in programma di accennare al tema dei punti di vincolo open data. In effetti l'abbiamo fatto, abbiamo accennato a questa questione. E naturalmente la questione è una questione molto calda, perché gli esperti naturalmente della materia sono molto propensi ad andare quanto più possibile verso quel paradigma, a cominciare da Tim Berners-Lee, che da qualche anno, insomma, diciamo, porta avanti la sua crociata per il web semantico. La questione, per come la vedo io, è di nuovo, siamo sicuri che non ci sia un rischio di scollamento tra appunto questo tipo di paradigma, che è molto, sicuramente è molto ad alto livello e richiede una enorme dose di coordinamento tra tutti gli stakeholder, e invece appunto il livello concreto della condizione dei dataset e dei dati che noi abbiamo. Peraltro, quello che dice Open Data è un paradigma che ha senso implementare in toto, non ha molto senso, per come la vedo io, implementarlo in modo parziale, perché naturalmente naturalmente la bellezza e la ricchezza di questo paradigma sta nel fatto di poter appunto in qualche modo accedere con un'unica query a tutti i dati di cui uno ha bisogno. Se ci sono appunto, se l'implementazione è solo parziale, questa possibilità viene a cadere. Però noi, se quando parliamo di linked open data parliamo di adottare questo paradigma per la totalità dei dati, ad esempio della pubblica amministrazione italiana, o magari la totalità dei dati in uno specifico dominio, dobbiamo però di nuovo fare i conti con quello che è lo stato attuale della cosa. E probabilmente un approccio pragmatico in questo caso potrebbe forse avere maggior senso. Non dal punto di vista teorico, naturalmente, ma dal punto di vista della disponibilità appunto del dato. Anche perché noi stiamo dando per scontato che gli operatori economici non siano in grado di maneggiare, di manipolare i dati. Lo fanno, sono abituati naturalmente ad avere dati grezzi dalle loro linee di produzione, dalle loro unità di ricerca e sviluppo, da fonti esterne e così via, sono abituati a metterli insieme, però sono anche abituati appunto a un approccio che tenga poi conto anche delle sbavature del sistema. Se noi vogliamo invece appunto mantenere una purezza, vogliamo traguardare appunto un approccio puro di tipo linked open data, allo stesso tempo
farlo esclusivamente con strumenti open source, con strumenti di cui per esempio l'Unione Europea ha il pieno controllo, ecco che questa può diventare insomma, una sorta di araba fenice che continuerà a sfuggirci sempre dalle mani e che potrebbe poi diventare anche un pozzo senza fondo di denaro pubblico. Ecco, non so su tu come la vedi, insomma, su questo tipo di approccio. Sono d'accordo sul pragmatismo, però il punto è che uno dovrebbe essere pragmatico, pragmatismo significa anche adeguarsi da un punto di vista organizzativo, ecco. E quindi, non è che ci siano in questo momento delle figure nella pubblica amministrazione che non potrebbero, con un minimo di formazione, occuparsi di open data e della loro disseminazione e della loro comunicazione. Questo vale tanto a livello europeo quanto a livello, diciamo, italiano. E qui si tratterebbe semplicemente di cominciare a ragionare, negli URP, per esempio, che sono questi per come è fatta la normativa italiana, questi grandi, diciamo, uffici protocollari con gli steroidi, basterebbe cominciare ad intervenire lì e cominciare a lavorare in termini di data literacy, e di data e di data storytelling sulle persone che lavorano lì, e quindi cominciare a far entrare il tema dei dati aperti come strumento di comunicazione per gli istituti, gli enti pubblici, e poi da lì costruire quello che è tutto un tema di condivisione del dato, creando la domanda, perché poi effettivamente il problema è un problema di marketing: come si crea la domanda per questo nuovo prodotto che sono gli open data? E se la domanda non è, diciamo, naturale, a questo punto ci si deve inventare qualcosa, e inventare qualcosa significa magari organizzare gli uffici pubblici in modo diverso, senza spendere troppi soldi, però partendo dal presupposto che il mondo dei dati, il mondo degli open data è un settore multidisciplinare, per cui è vero che serve un tecnico che gestisca tutto il tema degli open data, dei LinkedIn, dei database, dei server, di tutto, della definizione delle ontologie, volendo, però serve anche un esperto di architettura dell'informazione che si occupi di visualizzarle, un esperto di comunicazione che faccia in modo che la corporate identity degli enti pubblici sia sviluppata e riconoscibile, quindi tutta una serie di figure che possono permettere un effettivo sviluppo dei dati come motore dell'ecosistema della pubblica amministrazione, e quindi anche della comunicazione, perché un po' il tema che uno vede anche interagendo con la pubblica amministrazione, con le pubbliche amministrazioni in giro per l'Europa, è che il tema dei dati sia sempre un po', e della loro diffusione sia sempre un po' separato ed estrapolato dal resto del corpaccione della pubblica amministrazione, della burocrazia a cui questo fa riferimento. E questo è un tema non anche organizzativo, ma soprattutto culturale, che ha a che fare con i temi della digitalizzazione in senso lato e con tutti i vari temi dell'accettazione, diciamo, dell'innovazione all'interno del mondo digitale. Noi siamo in chiusura, lo sa? Sì, mi spiace perché l'argomento è molto interessante, anche se magari, come diceva Francesco, qui c'è una platea di tecnici, quello è vero, no? Però credo che, ecco, il dato sia un bene comune in assoluto, e probabilmente serva, come dite voi, effettivamente aumentare la cultura del dato, no? Perché poi, per quel poco che posso capirne, le pubbliche amministrazioni, ma anche l'Europa, come dicevate voi, hanno un'abbondanza di dati, però probabilmente ci perdiamo un po' anche in quella che può essere il reale utilizzo, per rendere poi un oggetto di valore il dato, e quindi ci si disperde un po' per una questione, ecco, di cultura, da quello che ho potuto capire. Quindi è molto interessante il vostro intervento, vi ringrazio. Grazie a te, grazie per lo spazio concesso, scusate il ritardo ancora. No, grazie a voi.